Wowe ragazzi e bentornati. Visto che comunque il video di ieri ha creato molta confusione e cercherò ora di chiarirmi al meglio, oggi vi ripropongo semplicemente gli stessi glitch con un'aggiunta di un altro. Mi viene da ridere nel dirvelo perché ragazzi è incredibile. E vi dimostrerò comunque che per il momento potete sfruttarlo anche per fare le vostre challenge più difficili. Ma attenzione, veniamo un attimo al dunque. Allora, come avrete ben visto, la spiegazione sul glitch comunque resta sempre quella, quindi se avete dubbi vi consiglio di andare a riguardare il video di ieri. Dopodiché potrete tornare qua e guardare come lo svolgo semplicemente velocemente e cercare di riprodurlo più o meno nella stessa maniera. Ci tengo comunque a correggere una cosa rispetto a ieri, perché col pad risulta molto più semplice farlo se switchate e rimettete l'arma semplicemente premendo due volte triangolo. Quindi magari se non riuscite a farlo provate a modificare le vostre impostazioni in modo che riuscite a switchare le armi così e fate due prove, vedete come vi riesce. Il secondo glitch comunque presente qua è ovviamente quello della skin, quindi sono invulnerabile allo sciame d'api, agli occhi belli e ai pistoleri, che sono in assoluto i più fastidiosi. Dovrete solamente fare attenzione agli smasher, agli epici e ai taker randomici che vi capiteranno in sostanza. Terzo glitch, che mi sono comunque dimenticato di elencarvi ieri, il surriscaldamento sul lanciarazzi mitico, ragazzi. Diciamo che questo non ha bisogno di nessuno svolgimento particolare, semplicemente dovrete utilizzarlo. Una volta che il lanciarazzi si surriscalderà la prima volta, continuate a utilizzare quel lanciarazzi senza switchare, quindi senza andare in modalità costruzione e senza soprattutto switchare armi, continuate a sparare dopo che vi si è surriscaldato il lanciarazzi mitico e vedrete che non vi si surriscalderà più una seconda volta. Questo effetto si annulla nel momento in cui entrate in modalità costruzione, quindi costruite oppure switchate semplicemente arma. Persino comunque durante il salto di Lynx che vi boosta i danni, diciamo che non vi interrompe questo effetto e potrete vantarne molto molto positivamente, perché ragazzi se non vi si surriscalda il lanciarazzi con tutti questi danni boostati, tutti i danni critici che entrano, beh capite bene che è tutto molto più semplice. È molto più semplice anche fare il re mitico, sia che siate in 4 e sia che siate da soli, adesso è veramente semplicissimo. Vi consiglio di sfruttare questo metodo per cercare comunque di farlo da voi e cercare di imparare le tecniche per farlo senza contare su altre persone. E ragazzi, questo è quanto. I glitch sono 3, sono tutti presenti in questa modalità, sono tutti presenti in questa partita, funzionano tutte e 3 e ciò comunque vi permette di fare questa modalità in una maniera veramente, veramente semplice. Sapete cosa ragazzi? Ne approfitto per darvi comunque la mia build che utilizzo di solito, indipendentemente comunque da questi glitch o meno. Allora, innanzitutto utilizzo la mano mitica incorlucente percata con un triplo danno critico senza livello critico. Attenzione, quindi triplo danno critico, una velocità di attacco ed elemento fisico e soprattutto incorlucente. Ma perché incorlucente? Perché sul corno fa lo stesso danno di una mano in scagliabuia. Quindi se la mano in scagliabuia è più lenta, di conseguenza è meglio la mano incorlucente, no? Ricordatevi che però questo ragionamento è valido solo per il corno, in quanto il corno è un danno ambientale, quindi come se fosse una macchina. Quindi ovviamente su Lynx, perché utilizzo Lynx come primario, ma è la stessa identica build che utilizzo anche quando utilizzo il soldato, quindi semplicemente se dovete utilizzare soldato switchate Lynx con il soldato, e metto il vantaggio squadra di totalmente rock, perché con la mano critica comunque triplo danno critico senza livello preferisco avere comunque il livello critico che mi si alza quando mangio il wafer. Quindi due perk musicali le devo mettere per forza, ovviamente quella dei wafer e quella di ritmo di battaglia. Ritmo di battaglia comunque vi si attiverà nel caso non trovate i wafer, potete contare comunque sul danno caricato del lanciarazzi mitico. Esplosioni più veloci che mi boosta leggermente i danni del lanciarazzi. Livello critico attrezzi, comunque se non trovate nessun wafer e non riuscite a essere boostati durante il corno, vi assicuro che comunque fa il suo dovere il livello critico attrezzi. E poi tutto antibomba, una perk di corazza. Poi personalmente utilizzo la cura di adrenalina e le overtorrette, le pedane curative per curarmi, ma comunque le overtorrette molte volte mi dimentico anche di lanciarle, se devo essere sincero. Quindi potete secondo me anche utilizzare il bombardamento per la vita finale del re mitico. Per oggi è tutto ragazzi, io vi chiedo scusa comunque della durata del video, d'altronde dura veramente poco. E per oggi è tutto, noi comunque sappiate che ci vediamo domani. Bella bella! You the king.